Intanto buonasera a tutti, ringrazio tutti gli intervenuti. Volevo prima ancora di questo esprimere e fare un applauso, perché poi sono stato fuori e ho saputo della tristissima notizia di Nello Gualersi e perciò volevo fargli un applauso pubblicamente. Passando a quello che è la realtà nuova, siamo molto, veramente molto contenti di aver portato a casa nella nostra società un calciatore importante che, secondo il mio punto di vista, ancora non ha espresso quello che potrebbe essere il valore. Può essere un giocatore veramente ancora di più importante di quello che ha dimostrato finora, e secondo il mio modesto parere ha bisogno e aveva bisogno di una realtà che gli poteva dare, che gli si poteva dare la giusta fiducia, le giuste opportunità e soprattutto una realtà che abbia la pazienza di poter aspettare quello che è un'espressione reale del valore. È un giocatore che va a collocarsi in una maniera corretta e giusta per quello che è la posizione anche tecnica o tattica, ma soprattutto un ragazzo a posto, di quelli che sanno che cos'è il sacrificio, che cos'è il valore di alcune cose, e perciò dopo tanti colloqui ne siamo rimasti sempre di più convinti. È stata dall'inizio la nostra primissima scelta, proprio per questo ci è voluto del tempo e siamo riusciti nell'intento, e penso che sia il giusto completamento per la nostra squadra. Ci tengo a precisare una cosa molto importante: è parso ai più che Rosi era titubante, che Rosi rifiutava il Parma. Sono tutte cose chiaramente di logiche, le chiamo giornalistiche. Rosi non ha mai rifiutato il Parma, Rosi ha sempre voluto, anzi con tutte le sue forze gli devo dare atto, perché attraverso questa diciamo così forza, perseveranza, siamo riusciti a portarlo definitivamente da noi, e perciò bisogna fargli complimenti anche di questo. Perciò con questo volevo smentire tutto quello che erano delle ipotesi inutili, insomma a volte anche gratuite. Non devo aggiungere altro, poi mi metto a vostra completa disposizione per altro tipo di domande. Io penso che sia giusto e corretto lasciare la parola al protagonista. Grazie. Salve, ti sono qui e come prima cosa ringrazio il direttore che è qui a mio fianco, perché ha fatto l'impossibile insieme al presidente e alla società di farmi venire qui. E io non ho mai rifiutato il Parma, era solo una questione che io non volevo venire in prestito, ma venire definitivo calciatore del Parma. Quindi sono contento di questa scelta, anzi contentissimo. E sono sicuro che qui farò vedere il mio valore. E niente, sono contento di questa avventura. Faccio un saluto particolare ai miei ex compagni che non ho potuto salutare perché loro stavano in ritiro, e ci tenevo in maniera a salutare anche un grandissimo compagno che era anche un amico, che è Francesco Totti, che sicuramente si è fatto male, l'ho sentito prima, però non ho potuto, cioè aveva da fare, sicuramente sta a fare accertamenti, e quindi avevo questa cosa di salutarlo. E ringrazio la dirigenza della Roma che ha capito le mie motivazioni, e niente, sono qui carico per dimostrare tutto il mio valore. Ok, prego. Rosi, buonasera, Enrico Boni, Teleducato. Se oggi lei è qui a Parma, un giocatore del suo riconosciuto valore, significa che nel mondo del calcio, in Serie A, alcuni valori tecnici forse stanno cambiando. Il Parma è pronto per il salto di qualità? Mettiamo il punto esclamativo o interrogativo? Ma io penso che la squadra l'anno scorso, parlo del Parma, ha fatto grandi cose, addirittura è arrivata vicinissima anche alla Roma. Sono contento che posso dare una mano a questa squadra. La squadra è fatta di giovani, di ragazzi che hanno voglia di diventare campioni. Io spero di dare una mano sia
alla squadra Parma, che al mister, che ringrazio, che mi ha voluto a tutti i costi. Buonasera, sono Sandro Piovani, Gazzetta di Parma. Lei dal punto di vista tecnico in questa squadra come si vede? Visto che l'abbiamo vista soprattutto come esterno destro, insomma, anche alto, il Parma gioca in modo fisso ormai un 3-5-2. Ma penso che questo modulo mi si addice molto. Un 3-5 non è un 4-4, un 4-3-3, un 4-4-2, non devo fare il quarto. Farò il quinto, penso che mi si addice molto e spero di attaccare molto e di dare una marcia in più a questa squadra che è una bella squadra fatta di calciatori che hanno voglia di vincere. Alberto Rugolotto, Corriere dello Sport. Pochi minuti fa il direttore sportivo della Roma Sabatini ha detto: Rosi si è comportato male col Parma. Vuole replicare, vuole dire qualcosa? Male col Parma? No, con la Roma, scusa. No. Lapsus. No. Buono. Ha ringraziato. Ho ringraziato loro, hanno capito le mie motivazioni. È stata una scelta mia di rescindere con la Roma. Loro mi hanno accettato, non puntavano su di me. Ho detto non volevo venire in prestito al Parma, volevo venire come calciatore definitivo per il Parma. Quindi ringrazio un'altra volta la Roma che... Era solo per capire perché avrebbe detto così poi il direttore sportivo. Perché c'era voglia probabilmente di cederlo a titolo temporaneo, tutto lì il problema. Il giocatore ha voluto fare una scelta diversa, ci può stare che ci può essere un po' di rammarico, ma... è da apprezzare già che il ragazzo abbia ringraziato la società della Roma, è contento del Parma, è il passato è passato, pensiamo a stasera. Contentissimo. Mattia Fontana, Eurosport, faccio ancora una domanda velocissima sul passato. Tu sei stato campione primavera con la Roma, sì. E insieme a te c'erano altri giocatori che stanno facendo la Serie A e adesso non sono più alla Roma. Tu sei l'ennesimo giocatore che dopo aver fatto la trafila nella Roma, che ha un vivaio pazzesco, sei costretto ad andare da un'altra parte, costretto tra virgolette. Che giudizio dai a questa politica societaria che porta anche molti stranieri e ad esempio porta a perdere giovani come ad esempio Pigliacelli, che è un altro che è arrivato qui? Ma queste sono scelte delle società, ma ho detto Roma purtroppo è un ambiente difficile per un romano, un romanista è difficile perché ci sono pressioni, ci sono 80.000 persone, quindi uno, cioè della squadra è normale, ci sono molte difficoltà perché almeno che ti chiami Totti o De Rossi, però hanno fatto questa scelta di non puntare non sui giovani, di mandarli a fare esperienze, giustamente torneranno nelle proprie squadre più esperti. Altro? Mi sembra di capire quindi che lo spazio con la Roma non si cucirà mai, un po' domani quando Rosi sarà cresciuto ed esploso grazie al Parma, come è successo a tanti altri giocatori, potrà eventualmente prendere in considerazione la strada? Io la porta non l'ho chiusa a Roma, è normale, è casa mia. Però ha detto è un ambiente un po' particolare per il giovane romano, è difficile, però ha detto almeno che ti chiami Totti o De Rossi. Ma proprio quello che mi incuriosiva era perché un ragazzo di 25 anni, cresciuto nella Roma, nella squadra della sua città, arriva a un certo punto al top della carriera o alla vigilia del top della propria carriera e decide di arrivare in una squadra come Parma, che teoricamente è leggermente inferiore alla Roma, perlomeno di mezzo punto. Ma perché mi sono accorto che loro non puntavano più su di me, io qui in prestito non volevo venire per poi ritornare alla Roma, ho preferito fare questa scelta di venire a titolo definitivo, la Roma l'ha accettato, ho detto quindi ringrazio la dirigenza della Roma, e sono qui venuto motivato, carico, a dimostrare il mio valore. Ma
quello che abbiamo detto in questi anni. Abbiamo dovuto fare un percorso, abbiamo scontato quella che è stata la drammatica retrocessione e perciò col tempo, con una serie di investimenti fatti anche in un certo modo, con una serie di strategie che potevano permettere il mantenimento della categoria, si è arrivati alla, questa per me la quarta stagione, che ha fatto sì di mettere a posto un aspetto finanziario importante e soprattutto di poter aver fatto anche degli investimenti in riferimento alla totalità dei calciatori. Siamo passati dai prestiti alle comproprietà e ora a titolo definitivo nella nostra rosa ci sono molti, molti calciatori. È un percorso, un tragitto ed è giusto che si faccia rimarcare, ma nello stesso tempo siamo convinti che abbiamo fatto delle cose giuste, ma potremmo aver fatto anche delle cose sbagliate. Sta soltanto a loro dimostrare che siano giocatori importanti, che siano di grande prospettiva e che possano fare le fortune del Parma. Rosi, lei ha detto prima che si trova sicuramente bene nella filosofia del 3-5-1, no? Mm-hmm. Come tipo di caratteristiche in campo. Lei è più portato per impostare oppure per interdire? Cioè, quali sono le sue in realtà caratteristiche personali? Poi voglio dire che lei si adatti ovviamente al gioco che farà il mister, è un dato di fatto, però interiormente come si porta? Spero di fare tutte e due le fasi. È obbligatorio, perché io ho mai visto uno che attacca e basta, o uno che difende e basta. Penso che sia normale che si difenda in 11 e si attacchi in 11. Per le caratteristiche, ribadisco, non perché voglio togliergli la parola, per le caratteristiche è più adatto, perché ha più serenità magari di poter andare per avere l'opportunità di una copertura diversa dal punto di vista tattico. Sassolino, da togliersi? No, sono contento. Fino a campionato. Tra un anno e mezzo, due anni, ci sono i mondiali, dai. Sì, ecco io. Dopo Ninis e Amauri, un altro colpo a costo zero. Questo però è un carico da 90, quello di Rosi. Ma le altre società cosa fanno? Dormono? Come possono essersi sfuggiti in occasione del genere? Ma io... Perché Rosi era un'occasione. Lei è stato bravo a cogliere. Però voglio tenere a precisare una cosa che l'ha confermata anche il ragazzo in parte, e noi Rosi l'avremmo preso anche in prestito con un diritto, con degli obblighi, la comproprietà, perciò stiamo lavorando su Rosi da molto tempo. Poi è venuta fuori questa nuova opportunità e perciò già ci lavoravamo. La valutazione anche di Rosi di scegliere Parma è stata fatta nel momento in cui pure era svincolato, diciamo così, grazie a un lavoro di qualche mese che eravamo dietro, e non di chi è arrivato per fiutare soltanto l'affare. Perciò il Parma, obiettivamente, come ho sempre detto, attraverso tutta la nostra organizzazione lavora molto sul tempo, e questo significa che se noi ci mettiamo al pari degli altri per aspettare gli eventi, sicuramente se entriamo in una logica d'asta non possiamo essere competitivi con chi invece ha delle disponibilità. Non so, sempre ripetitivo, i diritti e le utenze, tutta una serie di cose, e perciò dobbiamo battere gli altri sul tempo. Siamo abbastanza tempestivi e proprio per questo motivo chi ritengo, l'ha detto, però ritengo a precisarlo, l'abbiamo fatto sentire importante, è quello che poi lo pensiamo, e io perciò sono convinto che Rosi se si sente importante con le qualità che ha. Poi non sentite, non lette tante, pigliamo uno che scarta la Roma, va bene, avevamo preso uno che scartava la Juventus, poi dopo adesso tutti lo rimpiangono. Però voglio dire, sono abituato a queste cose, ma su certi calciatori è giusto pure sbilanciarsi. Lui ha delle qualità importanti in un ruolo dove non ce ne sono molti, è un giocatore tutto nostro, ha voluto con tutte le sue forze essere un giocatore del Parma definitivamente, e perciò io penso che gli altri dormono. Non, a me non mi piace avere dei meriti quando non è giusto averne. C'è un fatto importante nel risponderti, è quello che il Parma, e bisogna dare atto alla nostra realtà, al nostro presidente, a tutti, comincia ad avere un appeal importante, e perciò questo mi auguro che se ne rendano conto tutti. Posso fare un altro affare in ballo,
Caca. Sì, anche questo volevo chiarire, questo aspetto, perché sembrava che noi dovevamo legare una cosa con un'altra, a parte che poi dopo, allora leggo, con Borini dobbiamo sistemare Rosi, con Rosi dobbiamo sistemare Okaka, con Okaka, cioè noi, se forse qualcuno se l'è dimenticato, con tutto il rispetto nei riguardi della società Roma, che giustamente deve fare gli interessi della Roma, chi dirige la Roma e di conseguenza chi dirige il Parma, qualcuno ha dimenticato che non più tardi o poco più di un mese fa abbiamo fatto delle buste con la Roma noi per Borini. Perciò significa che ogni situazione è una situazione, è una, ha una sua storia. Con Okaka stiamo parlando, stiamo discutendo, e è un giocatore che non è che cambiamo l'opinione da un 6 mesi all'altro, anche se anche qui vedo che c'è poca fiducia nei riguardi di alcuni calciatori. Bene, l'importante è che ce l'abbiamo noi e perciò vedremo tra un po' se coincidono le situazioni, ma non c'è niente di collegato. Ogni giocatore ha la sua storia, avrà il suo percorso e avrà le sue situazioni. Perciò questo si vedrà più avanti. Adesso c'è Rosi, siamo contenti di Rosi, poi dopo da domani si parlerà di Okaka come si potrà parlare di altri giocatori. Senta, il direttore prima ha detto è uno dei migliori giocatori in quella zona, in quella fascia lì. Il Parma c'è un altro che si chiama Biabiani, che l'anno scorso ha fatto tutte le presenze. Quest'anno Donadoni ha già provato anche a sinistra. Lei sta spingendo Biabiani dalla parte di là, diciamo. È arrivato. Vabbè, Biabiani lo sappiamo tutti che è un grande calciatore, può fare la differenza. Sono sicuro e spero di farla anche io quando il mister mi chiamerà in causa. Rosi, lei poc'anzi ha fatto un riferimento, prima rispondendo a una domanda, una maglietta azzurra, qualcosa del genere? No, vabbè, è normale, uno se fa degli obiettivi, vengo a Parma, voglio fare bene al Parma e poi non si sa mai nella vita, la nazionale la sognano tutti. Non c'è scelto il numero di maglia? Ho scelto sempre l'87 che me lo porto da sempre. La mia data di nascita. E stasera riusciremo a vederla per qualche momento in campo, hanno fatto un po' presto. Io sono a disposizione, se il mister mi dice da scendere, scenderò. La preparazione comunque l'ha fatta. Fatta. Ok. Posto? Posto. Sì, prego. Scusami Pietro. No, prima mi chiedevano i tifosi, Morrone resta, Morrone va e arriva Palombo, poi mi hanno chiesto, te le giro le domande perché. Sì, no, ma io sono contento di chiarire perché siccome ne leggo tante, va bene, poi ultimamente ha visto mi state vedendo poco, cioè, c'è un problema. Allora, prima domanda, prima cominciamo da una cosa molto importante che è Morrone. Allora, il concetto di Morrone per noi va al di là di un concetto calciatore, di un concetto sotto tutti i punti di vista. Non c'è nessuna volontà da parte della società di spingere Morroni verso altre cose. Se Morrone decide di andare via, va via. Se decide di restare al Parma, siamo stracontenti. Perciò io penso che comunque la possibilità che Morrone resti al Parma sia molto alta. E perciò di questo ne siamo contenti e orgogliosi, perché poi indipendentemente dagli utilizzi sono quei soggetti, quei calciatori che scatta un feeling che va al di là dal discorso puramente tecnico. Perciò Morroni per noi è stato, in meno per quanto mi riguarda, in questi 4 anni è stato un punto di riferimento e perciò penso che le decisioni siano soltanto di sua competenza e bisogna portare rispetto di quello. È certo e lampante che se, come penso io, rimane al Parma, rimarrà nel nostro entourage a lungo, indipendentemente dal giocare. Se dovesse decidere di andar via, sicuramente la porta del Parma è aperta, anzi è un portone per Stefano Morrone aperto. Per quanto riguarda Palombo, mai trattato, con tutto il rispetto, mai trattato, così come tengo a chiarire che leggo tutti i giorni che noi siamo dietro a Heinz, il rispetto totale di Heinz, mai parlato con Heinz, né con lui né col procuratore, non so nemmeno chi è il procuratore di Heinz. Perciò ogni volta sembra che poi si fanno nomi dei giocatori, i giocatori rifiutano il Parma, ma noi, io stimo, è un campione, è stato un grande calciatore, ma non ho mai trattata questa cosa, perciò... Non mi piace però che esca fuori, che un giocatore viene cercato e poi rifiuta. No, cioè, per aver rifiuto ti devo offrire qualcosa. Siccome che
pensa e ritengo che sia giusto dire le verità, io non mai, ecco, se non veniva Rosi era un dispiacere. Non viene Heinz, non l'ho mai trattato, non è un dispiacere, però è stato un grande campione, ha giocato nei grandi club e rispetto alla sua carriera. A proposito di rifiuti, e Caduri come sta? Caduri penso che sia bene, no? Mi sembra che si allena, penso che sia bene, perché vabbè, il problema del Caduri, io sono stato estremamente chiaro, il problema è molto semplice, anche qui si creano dei film e poi dopo si rifanno altri film e poi si sta attento a quello che dice Leonardo e quello che non dice Leonardo. A volte si vive in un mondo un po' particolare, si vive in un mondo dei sogni. Prima Rosi diceva: chi è che non sogna la maglia azzurra? E quando ai ragazzi gli si mette in testa delle squadre, poi dopo diventa complicato, ma non perché poi dopo si può far passare che i giocatori rifiutano Parma, che i giocatori è quello e quell'altro. È normale, è logico che ci siano dei tentennamenti davanti a certe situazioni. È certo e chiaro che siamo rimasti abbastanza, diciamo, non turbati, però un pochino meravigliati, ma dobbiamo comprendere i ragazzi che hanno 20 anni, si approccia a una squadra importante e che magari gli fa credere chissà che cosa. Perciò proprio per questo motivo, indipendentemente dal Caduri, la storia del Caduri Parma, dove sono stato estremamente chiaro, poi a freddo uno capisce che sono ragazzi, perciò come tutti gli esseri umani possono commettere degli errori, ritengo che sia giusto diciamo così, accettare che anche c'è un errore, insomma, ne ho commessi tanti io nella vita. Penso che invece il contorno di quella vicenda abbia veramente molte più responsabilità del singolo calciatore. Per quanto mi riguarda, ho saputo che sta bene, che sta a Brescia, che si allena, che deve fare la preparazione, ha fatto le Olimpiadi, complimenti. Bene, che non è che rinnego che adesso perché non è arrivato al Parma è un cattivo calciatore, tutt'altro, è un giocatore di grande prospettiva, però il Parma va avanti e c'ha la sua storia, c'ha i suoi calciatori, siamo già contenti tanto di quello che abbiamo fatto, insomma. Allora, hai detto che è una bufala la faccenda di Heinz, no? No, non voglio far passare, domani mi ritrovo sul giornale, Heinz è una bufala, io ho soltanto detto Heinz è un grande campione. Sì, lo dico adesso. Ok, però non ho mai trattato. Ok. E lo stesso discorso vale anche per Rovin, oppure invece ci sono... Anche qui leggo tanti difensori, noi abbiamo 6 difensori e ci abbiamo 3 posti da occupare, abbiamo 4 esterni, perché prima giustamente le sentivo Biabiani, è un giocatore forte e tutto quanto, perché Sandro gli piace un po' stimolare le varie cose, ho capito, ma abbiamo bisogno di competitività e loro devono lottarsi il posto. E poi penso che per caratteristiche Rosi Biabiani è un po' un qualche cosa anomalo, perché insomma una concorrenza un po', se mi dicevate una concorrenza, che ne so, a Mauri con Belfodil, è una concorrenza da due interpretazioni del ruolo un pochino diverse, no? E perciò penso che possano giocare insieme, no? Che dite? Ecco, apposta. E perciò ci sono le varie coppie anche sugli esterni, al centro del campo siamo a posto, in avanti siamo super a posto da un punto di vista numerico e partiamo, non vediamo l'ora di partire. Quello che conta sarà il 25 d'agosto, quest'altro momento è propedeutico. L'altro giorno io non ero in Praga, sono arrivato all'ultima partita, mi hanno comunicato che avevamo perso. Ebbene, siccome non sono scaramantico, ho detto meno male, e perciò questo non vuol dire che stasera insomma bisogna perdere, perciò sempre con dignità. Però quello che conta, io mi ricorderò il primo ritiro del Parma, non azzeccavamo una, poi siamo andati a Udine, se non ci pigliano la partita all'ultimo secondo andiamo addirittura a vincere a Udine. E perciò penso che il percorso di questo gruppo sia importante, abbiano fatto tutte le situazioni come si doveva fare. Ecco, anche qui spendo 2 secondi, Maria Luisa, un chiarimento: sembriamo gli ultimi dei Moicani con questo ritiro precampionato, che noi sbagliamo tutto, che io ho un fratello che si chiama Lacchè che sta sempre attaccato a me, e perciò sbagliamo tutto l'amichevoli, abbiamo sbagliato tutto e perciò bisogna attaccare Leonardo con Lacchè. Io ricordo che prima dell'avvento di Mediasport Event il Parma spendeva delle cifre considerevoli per fare le figure uguali a quelle che possono esserci ora, è solo una gestione di un certo tipo.
avevamo programmato la presentazione addirittura l'anno prima, perché avevamo visto i scarsi risultati, ma di calore, soprattutto nei riguardi della nostra squadra. Già dall'anno scorso eravamo soltanto titubanti di dove farla, cioè in piazza sicuramente c'erano dei dettagli da dover definire, poi dopo mi comunicano che abbiamo fatto la presentazione in piazza, perché io sono stato spinto dal popolo, diciamo, di internet a fare la presentazione in piazza. Io ringrazio di questi consigli, sono contento che tutti ci seguono, ma credetemi, ho pochissimo tempo in questo periodo di seguire il mondo internet per poter fare certe cose. Io mi auguro invece che facendo una presentazione in piazza al 22 sia piena di calore, soprattutto per loro, per darci lo slancio, la forza per andare a affrontare questa partita che abbiamo già perso sulla carta al 25, e perciò il nostro campionato inizierà la settimana dopo, vero no? A posto. Rosi si porterà un po' da buonamicchie, eh? In dote si porta un po'. Ma anche qui bisogna, come ho sempre detto, pure qui passiamo per quelli che vogliono tacere sui numeri, non numeri, daremo alla fine senza nessun problema, però dobbiamo partire dal presupposto che in questo momento critico noi non dobbiamo pensare a un cattivo risultato, se vendiamo o non vendiamo l'abbonamento, se vendiamo o non vendiamo la maglietta. Cerchiamo di ringraziare chi ha fatto un grande sacrificio a farci l'abbonamento, perché di questi tempi farci l'abbonamento, far l'abbonamento per una società di calcio è una roba importante, perché è un qualcosa in più, è come quel qualcuno che prima si poteva permettere 3 capi d'abbigliamento, ora si deve accontentare di uno, e tante altre situazioni, è una cosa in più. Io capisco che il Parma è una fede e tutto il resto, ma quando si parla delle tasche delle persone bisogna fare sempre attenzione, perciò io penso che noi dobbiamo ringraziare veramente con grande enfasi tutti quegli sportivi, tutti i nostri tifosi che hanno sottoscritto un abbonamento in questo momento specifico. Poi l'iniziativa funziona o non funziona, la maglia, ne venderemo il poco che abbiamo, ma l'importante è che abbiamo creato una novità, cioè non è che per forza di cose qui campiamo con queste situazioni qui, abbiamo fatto ci siamo sforzati di fare qualcosa di diverso, poi se abbiamo creato delle turbative ne chiedo umilmente scusa, però ci siamo sforzati e ci sforziamo sempre di fare qualcosa di un pochino innovativo, di diverso. La cosa più importante è che tra un mese andremo con la nuova sede di là, abbiamo creato un patrimonio, il resto è chiacchiere, ok? Grazie e un saluto a tutti, un abbraccio.